parole vi voglio raccontare dell'associazione che è nata nel maggio del 2016 e abbiamo cominciato la nostra attività artistica, concertistica, con lo scopo di promuovere il progetto molto, molto più importante di soltanto fare la musica per tutti, che è già un grande progetto anche questo. Invece il nostro progetto numero uno è la creazione di una scuola musicale per bambini italo-russi e per bambini italiani, per tutti quanti che sono interessati a imparare, a studiare, a conoscere la cultura e lingua russa. L'abbiamo pensato come una prima scuola dove si può creare proprio una vera e propria isola linguistica, proprio ambiente linguistico che aiuterà chi sta studiando o anche tantissimi bambini bilingue italo-russi che sono nati dalla grandissima diaspora russa, che potrebbero parlare la lingua di uno dei genitori. Perché è nato questo progetto? Perché ho colto nell'area che c'è tantissima necessità di una struttura del genere. Vi dico in due parole che cosa fanno le nostre mamme russe con tanto, tanto amore per i propri figli, soprattutto quelli che ci tengono moltissimo alla cultura, alla crescita, al lavoro, al futuro, a che il proprio figlio diventerà orgoglio della famiglia e continuerà il lavoro dei genitori, il business, il futuro. Le mamme ad ogni occasione delle feste, soprattutto quelle lunghe, le estive, le portano in Russia e ritengono lì che bambina per forza non comincia a parlare il russo. Nonostante se frequentano le nostre scuole russe di sabato, che sono bravissime, sono una struttura pure molto molto importante, comunque non basta perché non c'è quasi dignità linguistica. E quindi con questo intento, per creare questo ambiente, ho pensato che la nostra scuola russa musicale proprio prevede un full immersion di una bambina 3-4 volte a settimana per studiare a fondo uno strumento, la storia della musica, solfeggio, il coro. E quindi quando un bambino studia queste lezioni già frequenta molte volte questo ambiente dove si parla molto russo o viene molto stimolato a parlare russo se non è in grado completamente. Anche i bambini che non sapranno, diciamo, non vorranno studiare musica, avranno i corsi non musicali come letteratura, come scacchi, come ginnastica artistica ritmica, come la pittura, tutte queste discipline che hanno reso il nostro paese grande nel mondo. Quindi in questo momento noi stiamo facendo questi concerti, è già il sesto concerto, vi vedo numerosi, vi vedo attenti, vi ringrazio ancora tantissimo, sia per valorizzare i nostri futuri insegnanti, docenti, che sono artisti affermati in entrambi i paesi, laureati in entrambi i paesi, che insegneranno in queste scuole, sia per regalare, per creare un ponte culturale fra Russia e Italia, sia per farvi incontrare e poter conversare amichevolmente rappresentanti di due paesi, Russia e Italia. Da questo punto di vista siamo molto contenti con il nostro Russian Desk che abbiamo da oltre 10 anni, per chi è interessato a lavorare. Buonasera a tutti, saluto tutti da parte del Consolato Generale della Federazione Russa a Milano. È veramente un grande piacere essere stasera qui a questo bellissimo concerto che ci aspetta e ringrazio innanzitutto l'organizzatrice, l'associazione Stravinsky Ruski Motivi, la signora Larissa Di Persona, allora, per aver organizzato questo evento. L'associazione Ruski Motivi Stravinsky è un'associazione, come abbiamo sentito, un'associazione abbastanza giovane, ma già si è fatta parlare molto di sé, essendo organizzatrice di numerose eventi promuovendo la cultura russa a Milano e così arricchendo anche la serie di eventi culturali di carattere della cultura russa a Milano. Allora Larissa, io la ringrazio, auguro a tutti un buon concerto, voglio anche ringraziare il Comune di Milano per il patrocinio che hanno dato a questo evento e auguro a tutti buona serata e buon concerto. Grazie.
C'era il mio compleanno.
fisica.